Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesima. Ridillo, ciao che non avevi microfono. Ciao a tutti. E con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesima. Abbiamo qui Francesco e abbiamo qui il nostro Roberto, nuovo conduttore di Radio Gamma 5, vero Roberto? È un po' timido, ma vedrete che il coraggio uscirà dalle sue membra imbattibile, perché abbiamo visto che ha anche una spada con cui affronta la vita. Bene, allora, nella trasmissione di questa sera ci riprenderemo il commento dei misteri di Eleusi. Ho deciso di finire i misteri di Eleusi e sì, lo so, devo parlare del cervello, devo parlare di questo, devo parlare di questo, dell'altro, devo parlare di un miliardo di cose e non riesco mai a mantenere una linea e mantenere un fine, un feeling di quello che faccio. E d'altronde le cose così sono talmente tante e talmente complesse che anch'io faccio fatica un po' a mantenere un ritmo delle cose da dire. Quello che mi interessava prima di dire questo però era parlarvi appunto del rito che teniamo al Bosco Sacro a Jesolo. Il rito che teniamo al Bosco Sacro a Jesolo, il giorno 18 settembre, riguarderà il rito dell'equinozio d'autunno. Il rito dell'equinozio d'autunno, che sarà l'entrata nei mondi del silenzio, sarà il bilancio della vita, sarà il modo con cui noi affrontiamo e viviamo le cose. Ebbene, equinozio d'autunno, ci troviamo tutti a Jesolo per celebrarlo, e io arriverò a Jesolo, fate conto, circa le 2:30, le 3, e comincerò a preparare tutto quello che c'è da preparare. Se qualcuno viene a darmi una mano mi fa molto piacere, e cercate insomma anche una certa puntualità, anche perché il rito è diviso in due parti, diciamo così, cioè c'è l'aspetto personale, l'aspetto dei piccoli riti delle singole persone, però c'è l'aspetto ufficiale, cioè l'aspetto ieratico, diciamo così, del rito pagano. Pertanto vorremmo riuscire a dargli proprio il taglio rituale, ritualistico, mantenendo ampio spazio per quello che è l'attività personale e le inventive. D'altronde fate tranquilli che Francesco arriverà con i nastri sicuramente. arriveranno col sale e con lo zucchero per ringraziare gli dèi e le varie cose, insomma, arriveranno. Ci sarà l'accensione del fuoco, sempre fatta tramite sistemi più diciamo primordiali, che... Sì, io ho sempre a disposizione un accendino perché, no, vabbè. Ma sai, anche la pratica dell'accensione del fuoco dal punto di vista rituale è importante, proprio perché è una pratica che richiede concentrazione, manualità, significa anche conoscere dei materiali, e questo è un'esperienza anche di sensibilità della cosa. E io non metto in discussione assolutamente niente di tutto questo, io sono perfettamente d'accordo, torno a ripetere, ma per me il fuoco è fuoco e comunque si genera il fuoco, va benissimo. Certo che se uno lo fa con certi mezzi più antichi concentra una maggiore quantità di attenzione e mette maggiore valenza magica a quello che sta facendo. Certe tecniche però sono molto più evocative, nel senso che se richiamo un archetipo, e questo richiamo l'archetipo, apre delle possibilità o si riconnette a qualcosa di più profondo e certe comprensioni diventano più facili di ponti e elementi. Va bene. Allora, prendiamo un attimino, finiamo un po' il discorso di Eleusi con gli ultimi pezzi dell'inno omerico a Demetra. Naturalmente ormai siamo arrivati verso la fine e Demetra sta abbracciando Persefone, e Persefone gli ha già raccontato: oh madre, cerca un po' di farti gli affaracci tuoi perché io ho già scelto. E a questo punto vediamo un po' quello che è l'apoteosi finale, diciamo così. Va bene. Venne poi presso di loro Ecate dal fulgido diadema e salutò con grande affetto la figlia di Demetra veneranda. Da allora la dea è compagna e battistrada di Persefone. Il divino Persefone, Ecate. Questo è il testo e il commento. Anche questo è uno dei misteri di Eleusi, la relazione fra Ecate e Persefone. Chiunque nasca con un corpo fisico all'interno della natura deve morire, deve lasciare quel corpo fisico.
Persefone si è fatta donna, ha conquistato la sua indipendenza da Demetra. Ora i figli di Era germineranno sotto la terra, dentro un utero, dentro un uovo, e sgorgeranno la primavera della loro vita. Saranno in festa e felici quando usciranno dall'Ade, saranno coraggiosi quando affronteranno le condizioni della loro esistenza, ma alla fine della loro esistenza il corpo fisico si dissolve. Così Ecate fa da battistrada a Persefone ed è compagna ad ogni germinazione. Ecate accoglie i corpi luminosi che vengono partoriti da coloro che, nascendo da Persefone, passano in modo coraggioso la loro esistenza costruendo il loro corpo luminoso. I corpi fisici che nascono da Persefone vengono accolti da Era, Giunone, che ne alimenta la crescita all'interno dell'essere natura. È la loro primavera, l'epoca dei fiori che giunge nell'epoca del fuoco che giunge nell'epoca del fuoco della conoscenza, quando Helios alto sembra bruciare la terra al fine di giungere all'autunno della vita. Ed è nell'autunno della vita che Ecate attende il nuovo Dio, lo attende e lo accoglie per condurlo nel mondo in cui è germinato. È Ecate che ode il grido di Persefone ed è Ecate cosciente che il lavoro sta giungendo. Il nuovo è un nuovo processo attraverso il quale nuovi dei germinano e crescono al fine di bussare alle porte dell'Olimpo. Ed Ecate li accoglie ed è pronta ad alimentare le loro trasformazioni affinché il Dio incubato lungo l'esistenza della vita dell'essere della natura possa germinare. In questo si nascondono uno dei maggiori misteri delle antiche religioni. Ecate, la guardiana dei crocicchi, viandante della natura, scegli la strada da percorrere. L'essere luna nasce, risplende e tramonta, così il corpo fisico. Tu scegli e potrai riprendere il ciclo. Un ciclo già lo compisti fra le braccia di Persefone, quando eri nella pancia della madre. Tu nascesti e Giunone ti strinse fra le sue braccia. Giunone ha alimentato un nuovo ciclo. La luna nasce, risplende e tramonta. Il nuovo ciclo lo puoi fare fra le braccia di Ecate. Sei stato coraggioso, fosti virtuoso, sai costruire la tua barca, chiedeva il dio delle antiche religioni d'Egitto. Ecco, Ecate ti accoglie per un nuovo ciclo. Non gettare via la tua occasione di eternità. Ad ogni incrocio Ecate ti chiede: quale via vuoi percorrere? Che ogni uomo e donna sappiano scegliere se stesso, ed Ecate li attende per una nuova stagione d'esistenza. Torno all'inno omerico. E Zeus dal profondo, che vede lontano, inviò loro messaggera Rea dalle belle chiome perché riconducesse Demetra dall'oscuro peplo alla stirpe degli dei, e promise di darle fra gli dei immortali qualunque privilegio ella scegliesse, e confermò che sua figlia, per la terza parte dell'anno che compie il suo ciclo, sarebbe rimasta lassù nella tenebra densa, per due terzi con la madre e con gli altri immortali. Così parlava, e obbedì la dea al messaggio di Zeus. Subito si slanciò giù dalla vetta dell'Olimpo e giunse a Rario, terra ubertosa e feconda. Un tempo, allora invece, per nulla feconda, anzi, rimaneva sterile e inerte, e dentro di sé celava il bianco orzo per volere di Demetra dalle belle caviglie. Eppure in futuro rapidamente si sarebbe coperta di lunghe spighe, come di una chioma con l'avanzare della primavera. Nel terreno i pingui solchi sarebbero stati onusti di spighe, e queste sarebbero poi state legate in covoni. Colare aggiunse dapprima dal limpido etere. Con gioia si videro fra loro e si rallegarono in cuore. E così parlò a Demetra, rea del fulgente velo: su via, figlia. Ti chiama Zeus dal tuono profondo che vede lontano, perché tu torni alla stirpe degli dei e promette di darti fra gli dei mortali qualunque privilegio tu scelga. E ha confermato che tua figlia, per la terza parte dell'anno che compie il suo ciclo, rimanga laggiù, nella terra densa, per due terzi con te e con gli altri mortali. Egli afferma che questa avverrà e lo ha sancito con un cenno del capo. Vieni dunque, figlia mia, obbedisci e non serbare con troppa tenacia la tua ira contro il cronide dalle nere nubi, e lascia che subito crescano per gli uomini le messie portatrici di vita.
il commento a questo pezzo è svelare svelamento dell'intento. Perché Zeus invia Rea? La risposta più ovvia per chi conosce la mitologia è che, essendo Rea madre di Demetra, è in grado di avere più influenza su di lei. Ma noi non parliamo di mitologia, parliamo del mito legato ai misteri di Eleusi. Parliamo di una forma espressiva in cui le relazioni personali sono simboliche ed indicative del modello filosofico, etico ed esotico ed esoterico che va trasmesso agli uomini affinché su quel modello, su quell'archè, essi sedimentino la loro conoscenza e la loro consapevolezza. Rea non è solo la madre di Demetra. È vero che Demetra è un divino che va oltre Rea, e in questo è un po' particolare fra i figli di Rea e Crono, ma è il fine per cui i figli di Rea sono venuti in essere. Rea è l'intento dei suoi figli. Rea è l'oggettività nella quale e per la quale i suoi figli crescono e si sviluppano. Questa figura Rea, che nello studio della mitologia quasi scompare nelle avventure più o meno fantastiche degli dei Olimpi e dei Titani, nel mito è la ragione di essere del mito stesso. C'è stato il grande inganno dei mitologi e degli interpreti del mito che hanno identificato Gaia con la Terra, come se il primordiale inconsapevole da cui Urano stellato separa se stesso fosse la Terra. Inoltre i mitologi hanno separato la falce di Gaia da Gaia stessa, hanno inteso la falce di Gaia come il prodotto dell'intelligenza progettuale di Gaia anziché come una qualità di Gaia che ogni figlio, in base alle proprie peculiarità, è in grado di imbracciare in modo più o meno dinamico dato il suo divenuto. I mitologi antichi e moderni hanno interpretato la nascita di Urano stellato dalla Terra. Oggi noi, guardando il mondo, dovremmo chiederci: davvero erano così stupidi gli antichi? Non ci sfiora l'idea che il mito sia cosa diversa dal processo filosofico? Non ci sfiora l'idea che il mito sia un diverso modo di rappresentare le idee che usa metodi di tempo, spazio, rappresentazioni simboliche, emozionali e intuitive che poco hanno a che vedere con la filosofia speculativa e con l'articolazione del discorso logico che noi oggi come noi oggi lo intendiamo? Quanto grande fu il capolavoro dei difensori dei misteri di Eleusi nel tener nascosto quanto veniva manifestato? La via iniziatica era a portata di chiunque, ma chiunque preferiva la speculazione filosofica anziché la via iniziatica. È più facile spiegare la trasformazione soggettiva che la via iniziatica impone che un ragionamento stoico o epicureo, dove gli oggetti da discussione sono oggettivamente percepiti come uguali dagli interlocutori. Solo che quando si parla di felicità si pensa di parlare di un oggetto comune e non ci si rende conto che in realtà ogni individuo ha il proprio concetto di felicità, ogni cultura ha il proprio concetto di felicità, ogni divenuto ha il proprio concetto di felicità. Così si finisce per parlare del proprio concetto di felicità ed estenderlo con un volo di pura fantasia come concetto oggettivo su tutti gli individui e sul nostro interlocutore. Poi ci stupiamo se lui non ci capisce. Rea è l'intento per cui Zeus ha agito. Rea è l'essere terra. Rea è il fine del progetto di Zeus e Ade. Introdurre Persefone, la piccola crescita, nel cuore di Ade significa far germinare la natura, Era, con nuove possibilità d'esistenza di esseri che possono trasformarsi in dei. L'azione di Zeus non fu dunque un'offesa a Demetra, ma una scelta di necessità. Furono strategie affinché nuovi figli di Era potessero germinare. Ciò che è fatto per necessità non arreca offesa. Dolore a volte sì, ma mai offesa. Ed è ciò che Rea spiega a Demetra. È il progetto che si dispiega. Se volete trasformarlo in mitologia, potete dire che Demetra diventa nonna, arriva a manifestare se stessa, la crescita in ogni figlio che germina da Ade e Persefone, manifesta se stessa in ogni nato da uovo o da ventre. Per la terza parte della loro esistenza saranno nel cuore di Ade e Persefone, e per le altre due manifestazioni sarà fra le braccia degli immortali Olimpi. E confermò che sua figlia, per la terza parte dell'anno che compie il suo ciclo,
sarebbe rimasta laggiù nella tenebra densa per due terzi con la madre e con gli altri immortali. I nuovi dati faranno il primo ciclo della loro vita nell'uovo o nel ventre, e gli altri due cicli, quello che conduce alla maturità sessuale e quello che li porta a costruire il loro corpo luminoso alla luce degli dei Olimpi, prima che Ecate li accolga fra gli immortali. Sciogli, Demetra, il potere che trattieni, la supplica Rea, il crescere è la tua stessa vita, eccolo il senso divino degli dei Olimpi. Rea è l'essere terra che ha generato i figli unendosi al tempo, a Crono. I figli di Rea si sono conquistati il diritto di costruire la loro esistenza e attraverso quel diritto hanno gettato le basi affinché nuovi esseri germinassero, i figli di Era. Rea è stata coperta da Era, l'essere natura. Era, con Zeus, l'atmosfera, avvolge Rea. In Zeus, in Ade e in Poseidone nascono i figli di Era, si genera Era stessa. Demetra è la crescita, la libertà del divenire degli esseri, ed Estia la verità che impedisce l'arretramento delle specie e degli individui. I figli di Rea sono le condizioni dalle quali non può prescindere nessun figlio dell'essere natura per costruire il suo divenire nell'eternità, e Demetra deve far crescere le messia portatrici di vita, altrimenti l'essere natura si chiude su se stessa e l'essere terra soffre nei suoi processi di trasformazione. Questo è forse il più grande dei misteri di Eleusi, Demetra, la forza, il potere della crescita. Guardate questa spiga, dice il detentore dei misteri di Eleusi, in questa spiga starà chiuso l'intero segreto dell'universo, Demetra, la crescita costante e sistematica di ogni essere che nell'universo riconosce se stesso diverso da quanto lo circonda. Iniziato, che la tua azione sia come quella del grano che, esplodendo nell'Ade fra le braccia di Persefone, viene alla luce e cresce scegliendo le migliori condizioni nelle quali crescere. Sii come il grano che mette in essere le sue strategie affinché possa continuare a crescere. Il crescere, il costruirsi, è il segreto di Eleusi. Quando il contadino ti gettò nella terra, ti dette un'opportunità d'esistenza. Così germinasti in Era. Nulla è gratuito, ma tu devi agire affinché la tua crescita sia costante. Piccolo chicco di grano, hai avuto la tua occasione. Una sola ne hai, non sprecarla. Manifesta la Demetra che sta dentro di te. È la tua occasione. Torniamo all'inno omerico a Demetra per la conclusione. Così parlava e obbedì Demetra dalle belle corona e subito fece sorgere le messi dei campi ricchi di zolle. Tutta l'ampia terra di foglie e di fiori era onusta. Ella poi si mise in cammino e insegnò ai re che rendono giustizia. A Tritolemo, a Diocle, agitatore di cavalli, al forte Eumolpo, a Celeo, signore degli eserciti, la norma del sacro rito e rivelò i misteri solenni. A Tritolemo, a Polisseno e inoltre a Diocle, venerandi che in nessun modo è lecito profanare, indagare o palesare, perché la profonda reverenza per le dee frena la voce, felice fra gli uomini che vivono sulla terra colui che è stato ammesso al rito. Ma chi non è iniziato ai misteri, chi ne è escluso, giammai avrà simile destino, nemmeno dopo la morte, laggiù nella squallida tenebra. Poi, quando la divina fra le dee ebbe tutto rivelato, si avviarono per salire all'Olimpo al consesso degli altri dei. Colà esse dimorano presso Zeus, che gioisce del fulmine, auguste e venerate. Beato fra gli uomini che vivono sulla terra, quelli cui esse concedono benevolenza. Subito la sua vasta casa mandano, nume tutelare Pluto, che dispensa ricchezza agli uomini mortali. Orsù, voi che regnate sulla terra di Eleusi odorosa di incenso, su Paro, circondata dal mare e su Androne roccioso, Demetra, dea veneranda, a portatrice di messi dai magnifici doni, e tu con tua figlia, la stupenda Persefone, benigne e premiate il mio canto con la prosperità che rallegra il cuore, e io mi ricorderò di te e di un altro ancora. La soluzione delle contraddizioni e il commento all'ultimissima parte. Così si risolve la contraddizione. Demetra ora sa cosa deve fare per continuare a fondare il proprio futuro.
Demetra ha preso atto che Persefone vive in un mondo diverso dal suo, pur continuando ad essere Demetra stessa. Nulla può più essere come prima, tutto è stato modificato, ma la modificazione che il tutto ha subito è comunque tale da consentire nuove strategie di esistenza. Così a Demetra non resta che accettare il nuovo come è venuto formandosi, e lei conclude la sua missione fra gli esseri umani. Le trasformazioni riprendono su un nuovo piano. Così non ha ragione d'essere l'ira di Demetra. Le messi tornano a crescere e gli esseri umani tornano a svilupparsi anche attraverso la conoscenza che Eleusi infonde. La via alla conoscenza di Eleusi diventa patrimonio degli esseri umani, e felice è colui che percorre quella via. Chi non è iniziato avrà molte difficoltà ad affrontare l'esistenza, e nemmeno con la morte riuscirà ad ottenere quanto il percorrere il sentiero di conoscenza di Eleusi apporta alla trasformazione degli esseri umani. Beato fra gli uomini colui che riesce a manifestare la crescita costante, il divenire continuo, colui cioè a cui le dee concedono benevolenza. In quella casa giunge un nume tutelare, Pluto, che figlio di Demetra dispensa ricchezze. Con questo l'inno omerico a Demetra si conclude. Il poeta ringrazia per l'occasione che ha avuto per comporre l'inno e chiede per premio la prosperità che rallegra il cuore. Qui si conclude l'inno omerico a Demetra. Per comprendere i misteri di Eleusi seguirò la traccia delle religioni del mistero di Lorenzo Valla. E per continuare la traccia dell'inno di Demetra, che è stata conclusa in questo preciso momento, e parleremo dell'orfismo, perché ciò che molte persone non sanno è che i misteri di Eleusi e i misteri orfici in realtà si integrano. E adesso faccio parlare a Francesco, visto che qua è stato muto adesso. Nessun problema. Beh, tutti quanti i misteri si integrano, cioè nel senso che non esiste una separazione fisica o non esiste una separazione mitologica, in quanto c'è un flusso, c'è un archetipo che segue. Esiste il flusso della vita che trasmette ogni mistero. I misteri sono approcci molto diversi, molto particolari, legati a sensibilità individuali o collettive o del luogo, che permettono di entrare in contatto. Di conseguenza abbiamo anche che i miti possono camminare, possono muoversi, possono spostarsi e possono manifestarsi in molti luoghi se trovano le condizioni ottimali. Logicamente un mito è qualcosa che è vivo, che è dinamico, che è fatto non per imporsi e non per modellare, ma è fatto per fondersi con le popolazioni che sono capaci di vivere questo mito. Questo mito appunto si trasforma se stesso e trasforma anche gli altri. Certo che quando esistiamo in situazioni particolari in cui il mito viene represso o ha particolari sistemi sconvolgenti dell'intimo, può diventare un mistero, ma diventa un mistero non tanto per escludere gli altri, in quanto perché è più profondo per l'individuo. Cioè i misteri di Eleusi, essendo una trasformazione interiore, una trasformazione esistenziale, era giusto che non andassero a impattare in maniera dirompente con la civiltà, con la società, con la cultura, al contrario dei riti di Dionigio, che sono riti collettivi che rompono e che interrompono e che spezzano degli schemi rigidi. Vedremo anche come inserire in tutto questo i riti di Dioniso, perché hanno un effetto molto particolare. Perché vabbè, io adesso vi ho rivelato che cos'è l'inno omerico a Demetra. In realtà è una via della conoscenza, una via di stregoneria. Naturalmente riuscire a comprendere le immagini della stregoneria, di stregonerie antichissime, noi stiamo parlando di 1000 anni avanti Cristo, grosso modo, no? Quanto è che può essere datato questo inno? Anche perché datare forse è anche sbagliato, sì, parlando dei mici, che è scritto più o meno a quell'altezza, e fate conto che era una cosa popolarissima. Cioè quando si diceva Demetra, nessuno pensava a una donna con quattro gambe. Sì, veniva descritta perché faceva bene, era bella indubbiamente, ma si pensava alla crescita, si pensava proprio alla forza delle persone. Quando si trovava una bella donna per strada, c'aveva l'impulso di Venere, cioè, e chiunque lo riconosceva. Beh, anche adesso l'influsso di Venere esiste. No, ma esistono tutti gli influssi degli dei, solo che adesso ormai siamo un po' ciechi di questo. Comunque quello se noi siamo ciechi, però non è detto che agiscono ancora, cioè nel senso siamo noi che siamo stupidi a non percepire, però loro continuano ad agire lo stesso. Non è che il fatto che vengano negati tolga loro la capacità di agire. No, non è per il fatto che io sono sordo, non ci sono i suoni, questo siamo d'accordo. Comunque quello che vi abbiamo raccontato è esattamente ciò che è la via della stregoneria di Eleusi.
Naturalmente i miti antichi si integrano l'uno con l'altro, cioè nel senso che anche se gli storici moderni hanno diviso questo è Eleusi, questo sono gli Orfici, questi sono i Dionisiaci, questi sono i misteri di Iside, eccetera, in realtà non sono mai separati, ma sono integrati l'uno con l'altro. E proprio prendendo da tutti quanti noi abbiamo la visione completa di quello che è la religione misterica, anche perché per quanto sia andato distrutto c'è rimasto abbastanza perché la stregoneria possa interpretare ciò che è l'antico. Per esempio andremo avanti col discorso con l'orfismo ufficialmente, in realtà ci prenderemo il pezzo di Aristofane e gli uccelli e vedremo cos'è la cosmologia orfica. E andremo avanti con il papiro di Denviri e poi andremo avanti con le laminette orfiche e poi andremo avanti proprio anche a raccontare cos'è l'escatologia del paganesimo, perché in realtà non è altro che la visione del paganesimo usata a livello iniziatico, cioè non tanto la visione che siamo abituati dal monoteismo a vedere i pagani che vanno a pregare gli dei, ma è la visione pagana, i pagani che manifestano gli dei nel corso della loro vita. Chiaramente la storia ci ha portato tutte le immagini, ma noi dobbiamo discriminare fra le immagini quelle che sono conoscenza e quelle che sono inganno. C'è niente da fare, vero Francesco? A parte gli inganni poi sorgono dal fatto di proiettare il presente sul loro passato e pensare che appunto i miti o questi misteri risalgono solo a un passato. In realtà i misteri di Eleusi proseguono, hanno sempre un modo di fare, cioè una volta che vengono evocati o che vengono codificati o che vengono agiti, la loro azione, anche se non viene ripetuta in maniera cosciente, ha una sua ripercussione, ha una sua continuità, ha una sua manifestazione e continuano a realizzarsi i misteri di Eleusi. Non si manifestano più ad Eleusi o nei templi, ma si manifestano continuamente in ogni momento, in ogni circostanza, e perciò appunto sono sempre presenti, e questo qua gli permette proprio di essere legati alla vita e all'esistenza con una continuità più assoluta. Proprio non possiamo prescindere, anche se noi non andiamo più a Eleusi, è Eleusi che continua a essere nelle nostre strade e che le strade sono percorse dai misteri di Eleusi. Anche perché ciò che hanno scritto gli antichi lo possiamo riscrivere anche oggi, sempre una testa abbiamo. Certo, la cultura in cui sviluppiamo questa testa non è la stessa, ma la visione del mondo che abbiamo è data dalla nostra testa, dalla nostra capacità di percepire la vita. Pertanto non c'è nulla che vada effettivamente perso. Certo è vedere sforzi culturali enormi, bruciati, distrutti, annientati, fa molto dolore, questo sì. Noi abbiamo perso tutto quello che era l'antico, c'è rimasto pochissimo di ciò che era l'antico. Però quello che è rimasto, da quello che è rimasto possiamo ricostruire, e poi possiamo ricostruire perché la visione degli dei appartiene agli uomini, e noi siamo uomini e abbiamo la visione degli dei esattamente come li avevano gli antichi, né più né meno. Cerchiamo di usare gli stessi nomi, tanto per collegarci agli antichi. Sì, è un problema anche di scostrare le cose, cioè le cose rimangono, le incostrazioni ci sono sopra, ma questo ci permettono di ripartire completamente da zero. Anche se avessimo meno del campo mitologico, solo ad ascoltare la nostra esistenza o il nostro animo o quello che vive dentro di noi e che si manifesta fuori ci permette di ricollegarci a questo. Possiamo perdere i nomi, possiamo perdere le storie, e comunque è brutto sia perdere i nomi sia le storie, possiamo perdere i miti, ma questi miti continuano ad agire perché hanno una loro vita e la loro vita è legata alla nostra vita. Finché l'uomo esiste il mito esisterà sempre, e l'uomo farà un percorso mitico, cioè non nel senso che non sarà l'imitazione, ma compierà azioni che in se stesse sono mitiche. Le affrontare le ogni cosa della vita, l'affrontare ogni momento, ogni esistenza, affrontare anche i secondi della nostra esistenza è sempre un lavoro mitico, un lavoro sostanzialmente fatto sull'individuo ma fatto anche sulla realtà, proprio perché la nostra presenza è sempre dinamica e di conseguenza finché l'uomo agisce, agisce in campo mitico. Comunque ricordiamo sempre che quando ci leggiamo l'antico, quando ci leggiamo le antiche religioni, noi non possiamo leggere le antiche religioni con gli occhi del monoteismo, cioè la mentalità con cui gli uomini guardano adesso al mito antico in realtà è una mentalità monoteista, che ha al suo centro una verità, che ha al suo centro un Dio creatore, che ha al suo centro una personalità, una volontà che manifesta il presente. Naturalmente questa volontà, essendo unica, c'è un unico libro, c'è un'unica verità, c'è un unico dogma.
In realtà nelle antiche religioni questo non esisteva, cioè questo è un concetto che non avevamo assolutamente, perché la coscienza universale, l'unica coscienza universale che noi potremmo chiamare l'assoluto, il totale della conoscenza, non è all'inizio del tempo, non è all'inizio del momento in cui il tempo si è formato e è iniziato, ma è alla fine del tempo, cioè è il risultato delle azioni di ogni soggetto che agisce in questo momento. Per cui tutti quelli che sono i fattori religiosi vanno capovolti per riuscire a pensare quella che è la vita quotidiana. La vita quotidiana non deve essere coraggiosa perché la vita mi chiede semplicemente il coraggio, ma la vita quotidiana è coraggiosa perché io sono un propositore della vita, uno che sceglie, uno che organizza la propria esistenza, uno che affronta le contraddizioni del proprio vivere. Certamente questo fare costruisce il mio corpo luminoso, questo fare compatta la mia energia. Però il fatto che io sia una persona, un Dio, che si costruisce in questo momento, che ha delle necessità, che ha delle tensioni, che ha dei bisogni, che ha delle passioni, è soltanto seguendo queste forze e usando e disciplinando queste forze nella quotidianità in cui io vivo che posso costruire le mie condizioni di esistenza e nello stesso tempo costruire il mio corpo luminoso. Cioè le due cose non sono slegate dal piacere della vita alla costruzione del corpo luminoso, però sono slegate quando io sottometto le mie tensioni, le mie passioni, i miei desideri a delle forze che mi sono estranee. E questo nel mondo antico non esisteva. Non esisteva un concetto di creazione, non esisteva il demiurgo. Platone stesso parla di azione demiurgica, non di demiurgo, cioè era un'azione creatrice, il venire in essere delle coscienze, non un'entità che ha una volontà che manda in essere. Beh, questo che è il discorso, che esiste una volontà che manda in essere, è un'azione cristiana, cioè i cristiani che proiettano. Platone stesso, quando parlava dell'educazione dei ragazzi, diceva: i ragazzi nascono, hanno una loro struttura, hanno una loro capacità, hanno una loro mentalità, hanno un loro animo, e la società, gli uomini devono essere capaci di riconoscere cosa sono questi bambini, non devono cercare lì di imporgli un modello, ma riconoscere qual è il loro modello, di riconoscere qual è il loro animo e cercare di mettere questi ragazzi che nascono, che vivono, nella condizione in cui possono manifestare la loro anima. E questo è un principio ben diverso dal battesimo. È la differenza fra un pagano e un monoteista. Un monoteista prende il figlio e lo mette in ginocchio davanti alla verità che lo possiede, cioè il cristiano è posseduto da una verità e impone al figlio di accettare la verità. Il pagano politeista invece attrezza il figlio per affrontare la vita, cioè insegna al figlio a nuotare, e questo è la vita, non è altro che un grande mare, e l'unica cosa che possiamo fare è dare ai nostri figli gli strumenti per nuotare. Dopodiché non sappiamo se il loro mare sarà calmo o tempestoso, non sappiamo niente del loro futuro, però il nostro compito è dare ai nostri figli gli strumenti per affrontare l'esistenza, e questi strumenti si chiamano dei, si chiamano la capacità di riconoscere gli dei che noi abbiamo e di riconoscere gli dei che noi abbiamo dentro e metterli in sintonia con gli dei che stanno fuori. Perché questo in fondo è anche la teoria dell'evoluzione, cioè noi ci siamo evolti perché si sono evolti gli dèi, ci siamo trasformati perché le forze dentro di noi hanno spinto per la trasformazione e noi abbiamo scelto la direzione e il come trasformarci, perché abbiamo messo la nostra volontà, i nostri desideri, le nostre passioni. In fondo... Beh, Platone però aggiunge anche una cosa fondamentale, che non c'è solo l'individuo ma che c'è anche lo Stato o la società che lui chiama, cioè lui usa il termine Stato, però è lo Stato che si prende cura dei suoi cittadini, che si prende cura di tutti quanti gli elementi che vivono, in cui non esiste un inferiore o un superiore, ma esiste un discorso di giustizia, ed esiste che tutti quanti gli individui hanno dei diritti, hanno delle caratteristiche e devono poter manifestare e realizzare le loro caratteristiche, e questo è basilare l'educazione. A proposito, quanto hai speso per lo stendardo della dea Reitia? È un segreto dell'istituto. È un segreto, sì, dell'istituto. E se io volessi far diventare un segreto della Federazione Pagana? Beh, non si può. L'acquisita all'istituto è nel patrimonio dell'istituto. Tanto non rispondo alle telefonate, inutile neanche telefonare, lo so, mi sono dimenticato di Platone, però non parlava di Platone non parlava di Reitia. Sì, vabbè, ma a me non mi interessava questo. Volevo sapere se me ne può fare una. Beh, penso che sia possibile farla un'altra. Ma se... io voglio fare temi.
temi bisogna avere, bisogna avere il disegno. Sì, c'è problema. Sì, si può fare, cioè, questo qua non è un problema. Sentirò il mio amico Ettore se ci aiuta anche nel discorso di temi. Se tu trovi un soggetto bello che sia facilmente ricopiabile o disegnabile, insomma, d'altronde Reti avete visto bene uscita anche sui servizi televisivi, e temi si può anche fare benissimo. Come Federazione Pagana hanno un bel concetto, insomma. Anche come Claudio Simeone, non solo come Federazione Pagana. Sì. No, l'unico problema è sempre un problema artistico, cioè che la forma, l'immagine devono essere evocativi per l'artista che disegna, cioè che trasmette questo. Probabilmente nel tessuto in quella trama c'è già qualcosa, l'importante è che sia qualcosa che sia evocativo di quella trama. Sì, ma ci penso io per la trama, non c'è problema, sono un tramaccione. Ma la trama è più profonda. Sì. Un tessuto partirebbe già dall'ordito, cioè sul simbolo della tessitura ci sarebbe moltissimo da dire. Sì, se ci riconnettiamo già al mito di Aracne, è significativo, insomma. Aracne è un dono degli dei, ma manifesta la sua natura, la sua capacità. Cioè, nella mitologia la tessitura, anche addirittura studiosi cristiani hanno fatto degli studi sulla tessitura, perché la tessitura può sembrare una cosa banale nella nostra società, in realtà implica una tecnica, una conoscenza ed implica anche una trasformazione continua, significa anche varie fasi di elaborazione, e qui potremmo tornare anche a un discorso quasi alchemico della trasformazione delle persone, di trasformazione di se stessi e soprattutto della capacità di utilizzare la materia e la realtà che si attorno, soprattutto riuscire a dare delle forme impreviste. Sì. Ma se non parliamo della trasformazione di noi stessi, di cosa abbiamo parlato in questi 8 anni, Francesco? Sì, non abbiamo parlato d'altro. Sì, ma vedi, il concetto di trasformazione è arduo da capire, perché una persona creata è creata, è esatto, dell'istatica, è condannata, è messa in quelle etichette, messa in quel contenitore, e quello è il suo contenitore perché gli è imposto. Se tu cominci a parlare di trasformazione è una cosa più rivoluzionaria, anche perché le persone pensano che la trasformazione sia ad esempio quando nasci e diventi ad esempio adulto, o quando ad esempio fai la scuola, finito la scuola ti sei trasformato da studente in lavoratore, in operaio. In realtà la trasformazione è tutta quanta la vita, dal momento in cui sei concepito al momento in cui muori. Cosa sarai dopo sarebbe un'ulteriore trasformazione, però rientriamo nelle cose che non rientrano nella nostra sensibilità, nella nostra percezione. Perciò noi parliamo da esseri viventi e dovremmo sapere, il nostro animo lo sa, il nostro cuore lo sa, non lo sanno certamente i monoteisti, che cancellano ogni esistenza, ogni trasformazione del loro corpo, che sono incapaci di vedere le trasformazioni. E difatti loro hanno sempre il bisogno di imporre il marchio. Di corso dei bambini non sei capace di vedere che i bambini crescono, ma se hai bisogno di fargli fare la comunione, la cresima, il battesimo, perché sono degli oggetti, sono delle creature, queste non hanno possibilità di trasformazione. Se invece dici la tua trasformazione è continua, la prospettiva cambia, solo che proprio il concetto di trasformazione viene legato alla trasformazione industriale. Sì. Che ha anche una sua anima, che la trasformazione anche un suo demone volendo, insomma. Dopo parlare di trasformazione devo parlare di quello dello stregone, ma ne parleremo. So, devo fare tante cose, ma il sottoscritto ormai non può più far tutto, non aver pazienza. E niente, io adesso riprendo un attimino il discorso del rito del 18, Francesco, perché è l'unica cosa più importante. Sì. In questo momento l'appuntamento è a Jesolo, presso il Bosco Sacro, pomeriggio. Il fuoco dovrebbe essere acceso al tramonto. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta partiamo un po' prima, qualche volta partiamo un po' dopo, non ha nessunissima importanza, facciamo quello che dobbiamo fare, punto e basta. Però in teoria dovrebbe partire al tramonto, ecco. E non sappiamo se partirà al tramonto il rito, se partirà un po' prima o un po' dopo, dipende dalla partecipazione delle persone. Sì. E dalle persone che ci sono, insomma, e da come le persone decidono. E della velocità dell'accensione del fuoco stavolta. E della velocità dell'accensione del fuoco. Beh, io ho sempre accendito, torno a ripetere. E dopo il rito vi ricordo che ci troviamo in pizzeria, e ci troviamo in pizzeria a mangiare la pizza, per cui non portate niente, e anche le candele che ho detto di comprare mettetele via per la primavera, non servono, perché altrimenti non ci stanno le sedie, giustamente, e poi fa parte del rito della primavera. Contemplazione, parliamo della contemplazione. Sì. Dai, niente, allora vediamo un attimo, datemi un attimino di tempo, perché oltretutto ho anche sollevato un po' di tonnellate di ferro oggi. E vi assicuro che ha un po' di effetti un po' particolari sul fisico, specialmente per chi non è uno storico metalmeccanico, tutto d'un pezzo.
Allora, vediamo un attimino. Parliamo della contemplazione. Lo so che i telefoni stanno là, non li ho staccati, ma non ha importanza. Ripeto il discorso sulla contemplazione, fate un po' attenzione, ed è il rito che è all'interno del rito che teniamo il 18 di settembre. Prendiamo ad esempio, Francesco, se vuoi prendere tu, se ti fa piacere. Allora, prendiamo per esempio un falò. Contemplare un falò, ci si siede a una certa distanza dal fuoco in modo che il fumo non disturbi la concentrazione. Ci si rilassa e si sceglie il senso attraverso il quale effettuare la contemplazione. Dal momento che si tratta di un fuoco, possiamo eliminare immediatamente i sensi del tatto, del gusto e dell'olfatto. Questi sensi li usiamo per altri tipi di contemplazione. Possiamo scegliere la vista o l'udito. Se scegliamo la vista, è necessario sfocare gli occhi. Se scegliamo l'udito, non è necessario alterarlo. Ascoltare la voce del fuoco non rientra nell'uso comune della ragione. Guardare il fuoco rientra nell'uso comune della ragione. Se si decide di contemplare con l'udito, è necessario chiudere gli occhi in modo che la vista non influenzi quanto si ode. Ora, eliminiamo l'udito e parliamo solo dell'uso della vista. Sfocare gli occhi in modo si può fare in tre modi: incrociare gli occhi sdoppiando il falò e mettere a fuoco la propria attenzione in mezzo ai due falò. Questa pratica è la più semplice. Si può focalizzare la vista su un punto intermedio fra il veggente e il falò, in cui non c'è niente, ma tenendo l'attenzione sul fuoco. È una pratica abbastanza difficile, puntare la vista su un punto che non ha nulla da vedere. Il terzo modo è tirare indietro lo sguardo facendo pressione al centro della fronte. L'importante è che l'attenzione rimanga sul falò, mentre le immagini che noi abbiamo siano quelle diverse da quelle usuali. A questo punto si fa il vuoto nella mente, si blocca il dialogo interno. L'unica cosa che per noi esiste è il falò, che lo guardiamo in maniera diversa dal solito, ma senza usare parole per descrivere quanto vediamo. Per controllare lo sforzo è necessario giocare sulla respirazione, ritmarla o più veloce o più lentamente, al fine di aiutarci a mantenere il silenzio, il dialogo interno. In questo caso si avrà un doppio uso dell'attenzione. Da un lato, attraverso gli occhi, sarà concentrata sul fuoco, attraverso i nostri sforzi interni sarà concentrata sul nostro respiro. Con un po' di esercizio la nostra attenzione dovrebbe armonizzarsi fra attenzione sul fuoco, attenzione dentro di noi e l'attenzione del fuoco su di noi. Se si mantiene questo stato per un certo tempo, si esce dalla dimensione della ragione e si ha una percezione diversa della realtà. Si entra in uno stato psichico attraverso il quale si può entrare in mondi diversi o mondi silenziosi. Dal momento che noi non possiamo usare la ragione per descrivere quello che succede, dal momento che la ragione ignora quanto sta succedendo anche se tenta di introdurci uno stato d'ansia, l'unica cosa reale sono le variazioni dello stato emozionale che subiamo. Talvolta l'attività della ragione che tenta di incutarci paura, cosa che dovremmo aver già superato nei dibattiti che abbiamo fatto, le nostre emozioni sono quelle che ci possono descrivere quello che percepiamo. Le nostre emozioni entrano in sintonia con le voci degli dèi, nella figura degli oggetti del mondo che assistono alla nostra uscita dalla ragione e nella figura di coloro che abbiamo chiamato mentre con i suoni manifestavamo il nostro intento. Non vi preoccupate per gli spiriti neri, perché l'energia dispersa da un cacciatore di conoscenza, da una persona che usa la propria volontà per uscire dalla ragione, li tiene lontani. Loro si avvicinano quando l'uscita dalla ragione delle persone è casuale o accidentale. Il percepire qualche cosa in ogni caso non è importante. È importante che noi, attraverso la contemplazione, si predisponga il nostro corpo e la nostra ragione a non temere l'arrivo dell'intuizione. In pratica prepariamo la ragione ad aprirsi a situazioni diverse, a cose delle quali ella non ha parole per descrivere. Si tratta di entrare nei mondi silenziosi. Questa pratica, con le sue variazioni, può essere usata sia per ascoltare le correnti vegetative, e allora si punta l'attenzione su quanto avviene dentro di noi. Si usa anche per il sognare, cercando di mettere l'attenzione su un'immagine richiamata alla mente delle mani che si vuole trovare nel sogno.
Tutto questo non fa altro che predisporre noi stessi ad accogliere l'intuizione e quanto di diverso dal mondo emerge. Noi ci stiamo aprendo all'universo. Il nostro vivere per sfida selezionerà quanto dall'universo giunge a noi, perché noi daremo una direzione alla necessità del nostro intuire, che selezionerà l'intuizione attraverso la nostra volontà sovrapposta alla nostra necessità. La contemplazione è un mezzo che serve per forgiare noi stessi. La si può usare quotidianamente per una trasformazione sistematica della nostra capacità del mondo. E la contemplazione è l'unica pratica pagana che ci porta ad incontrare direttamente gli dèi. E questo farà parte del rito del 18 settembre. Diamo il via ai telefonate, Francesco. 049 700 700 e 049 700 838. Accidenti anche alla fonderia. Vabbè, comunque dai. Pronto? Ci sono già una telefonata in linea. Ciao Jimmy. No, volevo farvi i complimenti per le vostre argomentazioni. Io sono tendenzialmente così ex cattolico, solo di cultura così, ma sono interessanti le argomentazioni che dite, come si dice, contro le colpevolezze della Chiesa e dei suoi seguaci, ecco. Va bene. Volevo fare un invito a tutti quelli che sostengono ancora la Chiesa dietro questi prezzi. A San Marino, per chi può andarci, c'è un bellissimo museo, il Museo della Tortura. Sì. Fa vedere quanto buoni, quanto caritatevoli, quanto amanti della fratellanza, sì, dei fratelli. E magari identifichiamoci con quelli che venivano torturati e non con i torturatori, come spesso accade. Sì, appunto, quindi dico, la fantasia era molto, come si dice, sì, hanno una fantasia molto fervida su queste cose, hai ragione. Era una fantasia morbosa ad aiutare, non era una fantasia atta a trovare dei modi per migliorare la vita degli altri, delle pecorelle che bisognava appunto stabilire in un buon ovile, bensì era la fantasia su come scuoiarle, su come squartarle, su come, insomma, far dire ciò che loro volevano, ecco. Già. Complimenti ancora. Grazie. Una cosa, io sono molto appassionato di religioni pagane, mi piace il Medioevo, i miti vichinghi, tutte queste cose qui. Se una volta poteste parlare, oltre a quelli greci tipo Zeus, che vi ho sentito parlare alcune volte di questi, di qualche leggenda, di qualche saga vichinga, Per me è una fatica enorme. Beh, sai. Cioè, nel senso che quando io parlo di queste cose altero la percezione per riuscire a percepire cosa c'è dietro. Sì. Per cui già l'ho fatto con i romani, che sono stati i primi per fortuna, che erano i più legati allo sciamanesimo e mi hanno aiutato moltissimo. Poi Francesco lo sa che io odiavo i greci, poi sono riuscito ad approfondire le mie visioni, sono riuscito ad arrivare ai greci e mi sono arreso davanti agli egiziani, perché troppi piani di lettura. E non so se riuscirei ad arrivare al nord, anche perché c'è molto inquinamento. Sì, no, il problema è molto grosso. In Svezia, quei posti là, ci sono ancora molte sacche di resistenza. Sì, sì. Ma noi abbiamo anche molti amici da quelle parti, Sì, perché loro c'erano su col cristianesimo, che è stato imposto con spade e asce. Certo. E... ma noi abbiamo moltissimi amici, ti assicuro, lassù. E ti assicuro che l'atteggiamento pagano rispetto al cristianesimo è esattamente come il nostro. Ah sì, beh, immagino. Loro purtroppo hanno fatto una parvenza, come si dice, di caritatevole e tutto, ma alla fine si è rispecchiato quello che è un po' la mia filosofia, la valutare le persone. Cioè, certo. Quello che ti fa troppi sorrisi, quello che ti fa troppe smancerie, troppe moine, non è... Usa molti coltelli. Esatto. Ha e la schiena. Ha qualcosa da coprire dietro questi grandi sorrisi a 32 anni. Certo. Uno che invece magari di poche parole può essere molto più... sensibile, gentile, certo, immediato. 3.000 pancerie. Complimenti ancora. Grazie ancora. Ciao Gigi, grazie. Ciao. Sì, beh, sai, il discorso della mitologia nordica è abbastanza complesso il discorso, perché se tu pensi che un testo base come l'Edda dei Snorri in realtà è stata trascritta da un sacerdote, di conseguenza era già all'interno di una visione monoteistica. Se tu pensi poi all'inquinamento, anche ad esempio lo stesso dio Odino, da molti studiosi non viene considerato neanche un dio totalmente nordico, in quanto c'è un forte influsso cristiano. Se tu pensi che la figura del figlio di Odino, Balder, è quasi una figura cristiana che è stata proprio contaminata. Grazie. Ciao. Ciao. Dimmi. Dicevo che teologia per me vuol dire patologia, nel senso che la teologia è imposta ed è
ed è artefatta, è tutto un gioco di parole, mentre quello che è la spontaneità la ritrovo nella mitologia, la trovo spontanea, anche se può essere un'invenzione, però è spontanea, è propria e ognuno la costruisce da sé, senza bisogno di altro. La teologia è tremendamente, cioè ti porta veramente, penso che ti porti alla malattia, difatti un teologo per me è malato, punto e basta. Vi ringrazio. Ciao. Beh, il cristianesimo come malattia ne abbiamo già parlato, no? C'era Akhenaton che tentò di fare il monoteismo in... No, non era monoteista, Akhenaton. Comunque quello che fece il Dio Sole... Sì, cioè, ma comunque... Akhenaton, era un altro malato. Da Akhenaton viene attribuito che fosse monoteista. In realtà, se uno va a studiare il suo tipo di riforma, per quanto siano molti elementi che non piacciono, Akhenaton non era un monoteista. Cioè di conseguenza è stato attribuito dopo per comodità, per dire che c'era una... Ma se tu hai un altro problema dell'antropologia, cioè della scuola antropologica di Vienna, che è legata ai discorsi dei gesuiti, attribuiva un stato di Eden primordiale, di un monoteismo primordiale che non è mai esistito. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo sapere se avevate presente quel bel libro di Julian James, Il crollo della mente bicamerale. Sì, vagamente però l'ho presente, sì. Le edizioni Adelphi. Mm. Sì. Sì, parla un po' di tematiche a noi vicine. Mm. Sì, ma d'altronde sai, di costo di pensare la mente come più piano. Sì, ti sta rispondendo per radio, non senti? Vabbè, allora metto giù. Sì, ok, ciao. D'altronde sai, il pensare che la mente sia separata è sempre un problema fondamentale della nostra cultura. In realtà la mente non è mai separata e pensarla sempre spezzata, ad esempio tra cervello sinistro e cervello destro, è un errore. Ci possono essere delle preminenze, ma in realtà il cervello comunica sempre, per quanto noi riusciamo, e qui andrebbe a scomodare Freud, a coprirlo, in realtà quello che rimane nell'inconscio comunica sempre, è che come negli dèi ci sono attorno a noi e anche l'inconscio noi non lo comprendiamo, proprio perché usa un comunicato simbolico, usa dei metasegni, e se noi non comprendiamo questi metasegni lui cercherà sempre di inviarsi le cose. È solo un problema proprio di apertura, cioè di canali. Il fatto di pensarci sempre separati rischia del discorso cristiano, del bene e del male, del positivo e del negativo. In realtà pensare che i cervelli lavorino e che non vengano utilizzati è la nostra concezione. In realtà anche se noi usiamo una parte del cervello, l'altra parte non è che è stata congelata o è ferma, è sempre in movimento, comunica sempre in qualche maniera. Logicamente non usa un sistema verbale o un sistema logico, usa un sistema di anima, per essere più chiari. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, mancano solo un paio di minuti. Vi ricordo il nostro collaboratore. Il nostro collaboratore è il son ormai Roberto, Morfeo, sta arrivando. Roberto, vuoi salutare? Vuoi dire ciao? Roberto, Morfeo ormai lo sta affinchiando fra le sue braccia. Allora. E vi diamo appuntamento per giovedì prossimo per la trasmissione Magia Stregoneria Paganese. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo internet, tutto quello che vi ho raccontato stasera lo trovate tutto su internet e un miliardo di altre cose, per cui usate internet. Usate internet. E comunque per chi vuole l'appuntamento è sabato 18 settembre ci sarà l'appuntamento dell'equinozio d'autunno al Bosco Sacro di Jesolo. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.